Grazie, siamo anche abbastanza puntuali. Non abbiamo molti meriti per tenere qui da noi questo bel seminario, ci sono tre loghi, il nostro è quello che ha fatto di meno, nel senso che ci limitiamo a una sostanziale condivisione culturale, politica, di politica culturale, ma in realtà le altre due sigle sono le vere protagoniste del seminario di oggi, quindi intanto un ringraziamento per averci coinvolti, anche perché abbiamo avuto anticipazioni piuttosto ignasi sul valore degli ospiti che abbiamo, il primo dei quali è il nostro ospite Gio Carnataci, che salutiamo affettuosamente perché è uno specialista di molti dei temi di cui parleremo e forse anche di qualcosa in più. Intanto è attivissimo dal punto di vista del movimento accademico, quello che nel Medioevo si chiamava i Clerici Vagantes, insegna a Malta, a Groningen, in Australia, ma ha collaborazioni anche con il CNR, c'è solo da invidiarlo, e si occupa anche di governance e di internet, ci sono molti motivi per averlo in questa sala e anche per mettere a frutto la sua presenza in Italia, forse anche in ordine al tavolo sulla disinformazione di cui abbiamo già parlato in questa sala e di cui ogni giorno riceviamo nuove prove dalla realtà quotidiana dell'informazione. E oggi è anche la giornata, come ha detto la vera organizzatrice di questo seminario, in cui all'Accademia dei Licei però si festeggia la modesta età di 90 anni di Pietro Lessigni. Allora, non lo sapevo fino a poco fa, ma non mi pare vero di poter far avere a distanza a questo straordinario docente della Sapienza l'augurio dell'autorità e di tutti noi. E detto questo, adesso entriamo in un piccolo commento iniziale, perché a me spetta soltanto un saluto di apertura, ma come tradizione non lo gestiremo certamente nel senso diplomatico del saluto, ma di un piccolo intervento nel merito, almeno nel merito di un commissario che ovviamente è arrivato da poco in questa struttura e che quindi guarda a questi temi anche con la sensibilità storica, strutturale di un docente universitario, di una riflessione di lungo termine, di lungo momento sulla comunicazione. Prima di questo però vi porto anche il saluto del Presidente dell'Autorità, quindi essendoci qui due commissari e mezzo Presidente con il suo saluto, possiamo dire che avete anche la maggioranza qualificata dell'Autorità di Garanzia delle Comunicazioni. Saluto ovviamente fatto all'ospite maltese, non mi dispensa per salutare tutti gli altri, ma ci sarà un momento in cui poi parleremo anche dell'organizzazione del seminario, perché per quanto sia già strutturato l'idea è di, dopo la mia breve apertura, sono tre cartelle, quindi preparatevi a un esercizio accademico per dimostrare che i professori sanno stare dentro il quarto d'ora accademico. Poi faremo in modo che i due rapporteur, i principali speakers e i discussant discutano anche tra di loro, cioè che sia una sistematica tavola rotonda a partire dagli interventi di Carnataci e di Antonio Nicita. Allora, il tema è l'economia dei big data e dunque le mie riflessioni non possono che partire da questa parola che ci ha così stressato, vedremo che riguarda anche la riflessione dell'università e soprattutto la riflessione dei metodologi, da un universo che ruota attorno all'analisi massiva di dati. Sappiamo che ai big data sono state tradizionalmente associate tre caratteristiche strutturali, tutte con la bizzarra circostanza che tutti e tre finiscono in modo accentato: la voluminosità, la velocità e la varietà. Ma mi sembra che altrettanto rilevanti, forse anche di più, siano altri due elementi tipici che diversi studiosi hanno aggiunto più di recente, conservando in qualche modo la reiterazione della iniziale, cioè la veridicità, e potete immaginare che in questi giorni ci stia particolarmente a cuore, un dato da non dare per scontato oggi più che mai in un tempo di straordinaria fortuna delle fake, e non torno ancora una volta sul momento di attualità politica che stiamo vivendo, e ultimo termine che comincia con la V, incredibile quanto le analogie
possono determinarsi, basta osservarle, è il valore, il pregio sarebbe, ma il valore è quello che dà il titolo al convegno di oggi, e quindi su quello stiamo, che poi è appunto l'argomento su cui verte la tavola rotonda che tra un po' comincerà. Vorrei allora provare anch'io a dire qualcosa sul Big Data, cercando di minimizzare l'impatto dell'intervento senza però trascurare un minimo di stimolazione culturale da parte di e dell'autorità. Una prima considerazione è che il valore del Big Data risiede non tanto nei dati in sé, e questo lo sappiamo, quanto negli strumenti di analisi. Mi concentrerò molto su questo perché a me sembra che il primo elemento di stress che la moltiplicazione dei dati ha portato è sulle tradizioni, sui dispositivi culturali con cui le società umane fino a oggi si erano attrezzate per fronteggiare dati che all'epoca sembravano imponenti, ma che si sono rivelati quantitativamente trascurabili invece oggi. Ogni giorno vengono prodotti trilioni di dati generati in maniera più o meno consapevole da utenti e prodotti, o prodotti automaticamente da device. Pertanto la differenza tra quanto accadeva fino a pochi anni fa, quando ottenere dati affidabili costava molto tempo e somme ingenti, così ingenti che negli ultimi tempi la ricerca sociale tradizionale è entrata largamente in crisi in tempi di cosiddetti tagli lineari, la raccolta oggi invece appare facilitata e comunque non più problematica, la raccolta di dati. Viceversa, metodi di elaborazione, i cosiddetti analytics, veramente efficaci, rappresentano ancora un fattore competitivo, sono decisivi per la qualità delle informazioni e sono considerati un elemento centrale della cosiddetta data economy, o per meglio dire della algorithm economy. L'importanza di questi nuovi strumenti di indagine è particolarmente evidente, nel senso dell'impatto che esercita, dello stress che provoca sulle cosiddette scienze umane e sociali, anzi Manzoni le chiamava le scienze morali, forse oggi un aggettivo che varrebbe la pena di ritirare fuori. È oggi possibile studiare le relazioni umane, limitandosi semplicemente ad analizzare le tracce che ciascuno di noi lascia durante la propria navigazione, e quindi senza mai mettere in gioco la consultazione dell'attore sociale, ma soltanto elaborare le tracce che lascia, il deposito delle sue azioni. E quindi mai intervistando davvero i soggetti, mai prendendoli frontalmente di fronte per un approfondimento. Quindi noi sappiamo anche che nei dati della ricerca sociale c'era una grande battuta che diceva: la prima risposta che danno le persone va buttata, perché è quasi sempre quella che serve a costruire. Il rapporto vero comincia dalla seconda domanda. Pensate che cosa significa quando i dati si limitano ad accumulare soltanto le prime, o comunque non escludono le prime. Abbiamo la possibilità di studiare le relazioni sociali quasi dallo spioncino di una porta. I nostri comportamenti in rete, quando ad esempio interroghiamo un motore di ricerca, sono infatti del tutto spontanei e dunque tanto più preziosi. Su questo aspetto Christian Rudder, il fondatore di OkCupid, che ha intitolato il suo libro, titolo straordinario, Data Crisma, chi siamo quando pensiamo che nessuno ci guardi, il sottotitolo di Data Crisma è ancora più interessante da citare qui, chi siamo, l'ho già detto, ha affermato che stiamo arrivando al punto in cui è possibile raccogliere informazioni sul comportamento senza ricorrere a campioni umani. Apparentemente con un grandissimo vantaggio, fa pensare a quella bella battuta di Borges che diceva che le carte geografiche, per essere perfette, si sforzano alla fine di coincidere con la realtà. Quindi il campionamento verrebbe risparmiato come trauma, ma non è detto che aver allargato il campione all'universo significhi davvero la penetrazione dei soggetti sociali. Davvero un bel paradosso per la tradizione occidentale, che ha fino ad oggi studiato gli esseri umani e non gli algoritmi. Fermo restando che si tratta di un incremento potenzialmente straordinario delle possibilità di conoscere, quindi nessuna speranza per i disegni apocalittici, non solo le relazioni interpersonali, ma anche i bisogni e le aspettative umane sottostanti ai comportamenti, vale la pena ricordare che si determinerà rapidamente una forma di stress, che già cominciata in realtà, i sociologi per esempio hanno dedicato a questo tema all'ultimo congresso, sui sistemi tradizionali di ricerca e di investigazione sociale sugli individui.
con la differenza che i metodi tradizionali si erano faticosamente dotati di protocolli e sistemi di garanzia dei dati, quindi anche di analisi etiche di come si impatta la ricerca. Pensate quanto è importante per esempio per i bambini. Quindi ci siamo dotati di protocolli e sistemi di garanzia anche interessanti come dispositivi culturali volti alla protezione dei dati personali, valorizzati essenzialmente nel loro effetto moltiplicatore e quindi facendo salva la santità della persona e della sua autonomia culturale. Un drammatico problema che si apre ora è far sì che i big data siano gradualmente accompagnati, e forse oggi è un passo, da una riflessione etica e deontologica sui limiti di una logica di sfruttamento seriale delle scelte individuali di interazione e sulle conseguenze di questo sfruttamento nella formazione di una conoscenza aggiornata. Le scienze umane e sociali non bisogna fermarsi alle risposte, quello che davvero rende interessanti le risposte è l'analisi del significato riposto dalle persone nelle risposte che danno. La spuma effimera delle interazioni individuali è interessante, ma se si va in profondità, pensate alla cosiddetta intervista clinica, i sistemi di ricerca sulle persone sono totalmente diversi da questa geografia un po' descrittiva. In una battuta, non possiamo correre il rischio di confondere il profilo di uomo con il suo profilo social. Un secondo aspetto che vorrei sottolineare è la centralità nei big data, ma anche nell'industria 4.0, quindi anche qui collegandomi alle parole chiave del titolo della tavola rotonda, della componente umana. Potrebbe sembrare paradossale, parole chiave come machine to machine, internet of things o computer manufacturing enfatizzano l'automatizzazione delle procedure e ci inducono a dimenticare gli aspetti umani coinvolti nei processi. Se però osserviamo con maggiore attenzione alcuni progetti di industria 4.0, notiamo che il flusso automatico di dati, generazione, acquisizione, computazione e infine aggregazione, siamo di fronte in realtà a uno strumento che è finalizzato al supporto del processo decisionale umano. Ma i vantaggi dei big data non si limitano al settore produttivo, anche i canali distributivi traggono vantaggio dalle numerosissime informazioni raccolte sui propri clienti che consentono la personalizzazione delle offerte commerciali. Per anni la comunicazione nel rapporto azienda-cliente è stata sempre unidirezionale. Lo spot arrivava in maniera passiva al suo destinatario. Oggi è possibile avere un canale di ritorno, quello che è sempre mancato forse anche alle istituzioni e alle politiche pubbliche, un feedback di ciò che il consumatore pensa del prodotto, quindi l'autentico processo di gratificazione. La LUIS sta facendo lavori straordinari in questa direzione. Questi spunti, che gli speaker approfondiranno nei loro interventi, si riflettono anche in numerose attività condotte in Italia, dove negli ultimi anni le istituzioni dedicano ai dati, in particolare a un tipo di dati, quelli raccolti dal settore pubblico che prendono il nome di Open Data, un'attenzione sempre più intensa, come ha evidenziato anche un nostro studioso interno, l'avvocato Sciacchitano, un recente saggio. Grazie alle riforme degli ultimi mesi, nel 2017 l'Italia è entrata nel gruppo di testa degli Stati europei in materia di Open Data e anche l'autorità ha contribuito all'analisi di questi fenomeni con diversi lavori. Ovviamente non possiamo mai citare quello che si produce in questa casa di cultura, essenzialmente indagini conoscitive, prestando sempre attenzione alle implicazioni di policy dei Big Data. A questo proposito citiamo le diverse indagini conoscitive condotte, da quella sui modelli di business dell'ecosistema digitale, risale al 10, quella sui servizi M2M, 2013, fino alla più recente indagine su Big Data che vede coinvolta anche l'antitrust e l'autorità della privacy. Stavolta stiamo parlando del 17, quindi recentissimo. Concludo con una citazione sull'economia dei Big Data, ossia sul valore, la parola chiave del titolo da cui partiamo, che si può aggiungere, quindi valore aggiunto, raccogliendo informazioni altrimenti disperse. L'autore è Jimmy Wales, il fondatore di quel grande raccoglitore che è appunto Wikipedia, nata esattamente il 15 gennaio, a proposito di anniversari, 17 anni fa. Sono grato che ho scoperto
questa bizzarra coincidenza, basta osservare le coincidenze e si impara. Con l'obiettivo, questa citazione, di realizzare le teorie dell'economista e sociologo austriaco Feuerbach, che ipotizzava appunto l'esistenza di un corpus di conoscenze frammentario degli individui. Una citazione non brillantissima, voi sapete quanti professori tengono le citazioni, questa è tosta, ma io però ci provo ugualmente. Anche la mia conclusione: Wikipedia non ha scopo di lucro. Tra tutte le cose che ho mai fatto, è stata la più intelligente o la più stupida. Dobbiamo scegliere soltanto l'alternativa. Grazie.